Al 91esimo, questo rigore sbagliato da Longhi, che sembra non se la sentisse di tirare, non ha permesso a Castelsangro di dare la svolta al suo campionato. Il doppio miracolo di Mondini lascia il Treviso imbattuto e tanto, tanto amaro in bocca ai giallorossi, che avrebbero meritato i 3 punti. Dopo le ultime scoppole, il Castello parte con prudenza esercitando il predominio del campo, ma il tridente offensivo, Andreotti, Spinesi, Baglieri, non fa troppo male alla difesa trevigiana. Per il portiere Mondini pochi brividi e alla resa dei conti è invece Lotti che deve scaldarsi le mani sui calci piazzati del pericolosissimo Pasa. L'azione migliore del Castello arriva al 42esimo con Spinesi, ma la conclusione è sbagliata. Ad inizio riprese i giallorossi azzannano letteralmente gli avversari. In 4 minuti 4 conclusioni verso la porta di Mondini con Andreotti, Baglieri, Cristiano e Spinesi, tutte fuori d'un soffio. Poi nel finale Bortoluzzi a Terramartino, l'arbitro Cardella segna il rigore, pubblico e giocatori pregustano la vittoria dopo 4 mesi, ma Mondini è più bravo di Longhi. Domenica prossima al Patini, gara senza appello contro il Padova. Due brevi notizie di pallavolo, sconfitta la... Al Castel di Sangro occorreva una vittoria, è arrivato invece l'ennesimo pareggio che complica notevolmente la posizione di classifica degli abruzzesi. Il calcio di rigore fallito allo scadere dallo specialista Damiano Longhi, ma è stato bravo Mondini ad intercettare, lascia però spazio a tante recriminazioni. Al di là della parata che ha fatto Mondini, non l'ho tirato... Alla Longhi, insomma. No, alla Longhi, come bisognava tirarlo. Lui si è buttato dalla parte giusta e ha sfruttato, ecco, l'occasione dalla parte sua. Dall'altra parte festeggia il Treviso di Gianfranco Bellotto, autentica rivelazione del torneo, che dopo il 3-0 inflitto alla Lucchese conquista un prezioso pareggio che consente di muovere la classifica e di attestarsi a quota 27 in coabitazione con il Verona nei piani nobili della cadetteria. Fa piacere delle espressioni positive, però la consapevolezza è che noi dobbiamo salvarci il più presto, e abbiamo visto che c'è sempre da soffrire come oggi contro una squadra importante come Castel di Sangro. E, niente, sono stati bravi i ragazzi a uscire indenni da questa partita.